Grazie Presidente. Quindi c'è un problema. Il microfono. Prego. E poi andava bene. Mi scuso, prendo. Allora, buongiorno Ministro, la interroghiamo al riguardo della posizione di potenziale conflitto in cui sembra potrebbero trovarsi 7 membri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. Le rivolgiamo questo quesito perché purtroppo la storia di questa commissione è costellata anche da recenti brutti episodi. Faccio riferimento a quello del 2018, dove il ministro da allora si volle arrogare la facoltà di nominare direttamente i membri, vedendosi poi contestare dalla Corte dei Conti questa metodologia. Siamo arrivati ad oggi con un bando ad evidenza pubblica, una selezione che comunque dipende pur sempre da lei, signor ministro, con alcune notizie che si sono diffuse attraverso gli organi di stampa e che ci hanno lasciato ovviamente molto interdetti e per cui abbiamo interesse a conoscere la sua posizione e le informazioni di cui lei ha conoscenza. Il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Noi ricordiamo che la Commissione Via Vassa presso il Ministero dell'Ambiente, la precedente, nasce nel 2011, nel luglio del 2011, e sarebbe dovuta durare 3 anni. In realtà, di proroga in proroga, è arrivata praticamente al 2020. Ora, nulla questio sulle professioni e i professionisti della precedente commissione, quanto invece sulla logica della rotazione, del principio peraltro sancito da norme dello Stato. Quindi andava cambiata. Però io ho preferito, e all'epoca ne parlai anche diffusamente con l'allora sottosegretaria al Ministero dell'Ambiente, l'onorevole Gava, ma è un ragionamento indipendente dai colori e dalle appartenenze, che era opportuna una call pubblica. Questa call pubblica ha consentito a 1.240 circa professionisti di fare istanza, ma l'elemento importante era intanto chiarire che bisognava fare un ragionamento con una commissione esterna che valutasse ovviamente i curriculum e dividere per la prima volta anche i curricula in funzione di quelli che erano, che sono le professionalità ambientale, economista, giuridico, piuttosto che sanitario, quindi proprio una rivoluzione interna per produrre il miglior risultato. Per ognuno dei 40 prescelti, quindi non con una valutazione meramente discrezionale ma molto strutturata, noi abbiamo verificato i carichi pendenti, il casellario giudiziario, l'autorizzazione delle amministrazioni pubbliche, ove ovviamente richiesto se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l'insussistenza di inconferibilità o incompatibilità, così come sancite dalla legge 39 del 2013, l'articolo 4, che ci fa risalire obbligatoriamente al primo biennio, ma noi abbiamo preteso anche di risalire oltre. In questo senso, quindi, noi abbiamo verificato se effettivamente ci fossero queste questioni, ma le dico di più, noi lo verifichiamo a ogni tot mesi, quindi di nuovo in autunno e di nuovo all'inizio dell'anno prossimo e così via, cioè nel senso che vogliamo essere garantiti. E da questo punto di vista, rispetto alle ipotesi dell'interrogazione, io ho qua tra l'altro carteggi che ci dicono che possiamo non temere queste inconferibilità. Ovviamente sono carteggi sottoposti a valutazioni e per tale motivo io ringrazio dell'interrogazione e anzi offro la disponibilità del Ministero dell'Ambiente ad aprire tutti i carteggi, magari anche assieme, tanto non c'è nulla da nascondere, su eventuali problematiche che mai si dovessero verificare. La nostra direzione generale ha effettuato queste verifiche e mi riferisce per iscritto, peraltro, che non ci sono questi problemi. Grazie. La selezione dei 40 membri della Commissione Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica non ha riscontrato conflitti di interesse che sovente questa Commissione si trova ad esaminare. Sono il motivo a volte dell'insuccesso o del successo di iniziative imprenditoriali e industriali, sono il successo di opere che possono trovare e non trovare realizzazione nel Paese. Opere di cui il nostro Paese ha veramente tanto bisogno. Quindi l'attenzione che vogliamo riporre sulla posizione di questi commissari è massima. Il fatto che nel suo decreto, il decreto appunto del 300 del 2018, si facesse riferimento a dei requisiti ben precisi, ma si fosse forse dimenticato pro forma, lei mi sembra
di aver percepito che abbia confermato che il comitato istruttorio si sia occupato anche di indagare le situazioni di incompatibilità, diversamente da quanto invece io non ho riscontrato nell'articolo 4 di cui appunto ai poteri del comitato istruttorio, per cui sembrerebbe che il comitato si occupasse solo di andare a verificare le professionalità possedute dai soggetti, quindi non le eventuali dichiarazioni che potrebbero essere mendaci riguardanti appunto le possibili incompatibilità. Ricordo solo che ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma 6, appunto il comma 6 del decreto legislativo 152/2006, cioè il testo unico sull'ambiente, una delle conseguenze della dichiarazione mendace potrebbe essere la decadenza, fermi restando le responsabilità penali che poi potrebbero derivarne. Quindi io farò certamente menzione anche ai colleghi e esamineremo il contenuto delle sue dichiarazioni. Avremo certamente il grande piacere di poter accedere alla documentazione che lei correttamente ci ha dichiarato di essere appunto disponibile, e quindi su questa vicenda chiaramente sappia che abbiamo tutto l'interesse a proseguire le nostre attività di verifica. Grazie, signor Ministro. Per la Lega ha replicato.